Bisogna avere un po' più di conoscenza su alcune determinate cose, però neanche troppo. Night non è troppo difficile. È un po' lento per chiudere i chase, l'unica cosa sua è quella. È lento nel chiudere i chase. Ma facciamo una cosa prima che... mi perdo qualcuno qui. Ok, sono tutti di qua. E qualcuno sta andando alla parte opposta. Ciao, capito, bentornato. Ok, stavo aspettando solo per l'abilità, ma se n'è andato. Fregata. Ci ho provato, ma non le andà bene questo bait. Ma c'è un sacco di gente che sa fare i bait ormai con questo rank, questo MMR, che sono la cosa peggiore. Per il sur, per il killer, cioè dead hard senza neanche guardarsi. Abbiamo cacciato dallo shack. Ha provato a fare un pov tech, ma non ci è riuscito. Che io vado in lurking. Ciao, capito, buonanotte. Finché non ci spegniamo io e PC, notte. Ciao, capito, grazie mille del lurchino, buonanotte, caro. Però un gen mi sa che a breve mi parte. Non so quale, ma a breve uno. Forse quello. Ok, siamo riusciti a cacciare dal gen. Con le guardie puoi cacciare la gente dal gen, che è la cosa migliore. Non so perché non lo puoi fare normalmente, onestamente. Mi puoi ridare? Ok, grazie. Si è presa anche l'aggro, nice. Dopo l'hit si è presa l'aggro, quindi è buono. Soprattutto perché è quello grosso, quindi... guadagniamo un po' di spazio. Avrà The Dard? Aveva The Dard, porco due. Aspettato fino all'ultimo, come al solito, ma... ho sbagliato. Ok. Già due gen andati? Dai, luck. Oddio, non è che da sto killer. È noioso da averci contro alcune volte, però secondo me basta saperci giocare. Basta non restare ai pallet. Basta continuare a tenere W. Tieni W, secondo me non hai così tanti problemi. Spacchiamo là. Sto gen è così andato. Ehi, salve. Sono incastrato. Non se riusciamo a fare un double hit. No, non riusciamo. C'è un pallet proprio qua. Possibile che l'abbia missato? Fuck. Mi stanno andando a fare sto gen. Not good this. This isn't good. Ok, ha preso l'aggro, ma so che c'è qualcun altro qua, se non ricordo male. Infatti. Si è anche bloccato. Il problema proprio di questo killer è il fatto che è proprio lento nei chase. Scusa, dove è finita la guardia esattamente? Ah, di là, ok. È proprio il fattore lentezza dei chase. Qua dovremmo prenderci la hit. Dead hard, porco due.
Ci siamo presi l'altra. Spacchiamo il pallet. Ci prendiamo due atterramenti. Nice. Questo è buono. Questo è buono. Un bel recuperino. Noioso da giocare lui proprio, dici Chuck. Ma a me diverte in realtà, non è così male. Dai, quando stavo per mettere solo Scourge. Il problema è quanto è lento nei chase. Perché i chase li chiudi, eh. Però ogni pallet te li devi fare tutti in pratica, i pallet. Prende sto killer è questo. Ti deve fare tutti i pallet. E ora che riesci a tirare giù uno, ci metti tanto in pratica per questo. E metà dei suoi cosi, gli scagnozzi, sono letteralmente inutili. L'assassino è completamente fucking pointless. Non serve letteralmente niente. Tu vedi, vedete, guardate come fa. Corre dritto, eppure non riuscirà a prenderlo l'assassino anche se l'ho preso a max range, eccetera. Cosa serve una cosa del genere? Cosa serve rischiare di fare max range su un'abilità? Niente. The Dard. Sulla spesa 6 ore. Questo cazzo di Dard. Sto facendo quel John lì, quel tipo. Uno l'abbiamo ucciso almeno. Almeno. Oh, qualcuno si è preso l'aggro. Dove sta? Lì. Ok, si è giocata malissimo la tipa. Poi se la gente è stupida è un altro discorso, eh. Quello è un altro discorso. Però è sempre questo fattore di lentezza il suo problema, secondo me, di sto killer. Che poi è forte, eh. Però se ti jar rushano, ti jar rushano. Anche se hai tutti i perk per stopparlo, fai fatica. Però a me non dispiace giocarlo comunque. Il fatto che puoi gestartela con più cose, con più personaggini, diciamo, che è una cosa che a me piace. Gestirti come Victor alla fine, con i Twins, che è bello da gestire per me entrambi i killer, in un certo senso. Dove saranno? Probabilmente ci sarà qualcuno qua dietro. Oh, invece no, qua dietro. È l'unico killer che non ho. Le perk non sono neanche così male. Perché non gli è andato attraverso il pallet? Cosa sta facendo? No, raga, ma non possono essere così stupidi però sti cosi, eh. Sti cosi non possono essere così stupidi. Non lo accetto proprio. The Dard. Perfetto comunque. Si è lasciato morire. Cioè l'ha lasciato morire il David. Anche un'altra cosa che secondo me è scam è il fatto che non puoi decidere di annullarti i... Ops. I cavalieri a tuo piacimento. Sì, ma non possono essere così stupidi sti cavalieri quando tirano giù un pallet anche, eh? Mezzi buggati sempre. Ciao, ciao Sky, buonanotte, grazie mille, caro. Non vedo l'ora. Domani, Chucky, domani. Domani giochiamo a Resident. Ma finiranno anche l'ultimo gen, immagino. Tard. Ormai devo aspettare tutti. Così c'è mia sorella gemella? Non sono sicuro, Chucky. Non sono convinto di questa sua affermazione. Ma lì non sta facendo il gen. Sta facendo questi due probabilmente. Quello in fondo. Buono che sei riuscito a fermarlo almeno. Non c'è la donna della cosa. Cioè non c'è la botolina. Ho sbagliato. Dove sarà andato? Buona domanda.
Ciao Ado. Sì, sì, io faccio il cognome Wong. Ado Wong, sei? Il signor Ado Wong è richiesto all'ufficio intermittenza. Non so neanche che cazzo sia l'ufficio intermittenza, però... Voi non sentite niente, boys. Allora, beh, adesso è una 4K comunque alla fine anche questo. È stata rischiata, comunque, sempre... allora, sempre sul pelo del rasoio. Piacere a Do Wang, eh? Allora, boys, io sono un po' stanco stasera. Mi sa che me la do adesso, sono un po' presto, lo so. Ma domani devo svegliarmi alle 10 e un quarto. Anzi, no, mi devo svegliare prima. E non è perché sono fregno, la storia non me lo permette. Non credo funzioni così, sfortunatamente.